Buon pomeriggio Presidente, oggi si è divertito? Ma io mi sono divertito come mi sono divertito anche a Benevento. È chiaro che quando giochiamo a calcio, cioè, questa è una squadra che, come ho sempre detto, se la può giocare con tutti. Quindi diciamo che quello che ha detto a Pillon dopo la partita ha fatto effetto? No, ma io dico sempre quello che penso, quindi ci mancherebbe che il Presidente non sta qua solo a prendere le parole, è giusto che qualche volta deve dire pure la sua. A Benevento abbiamo sbagliato atteggiamento, oggi abbiamo avuto un atteggiamento perfetto e la squadra ha ottenuto i 3 punti. Senta, Presidente, a noi è piaciuto molto, abbiamo detto in cronaca, come con Bruno davanti alla difesa la squadra è sembrata molto equilibrata, non ha subito quelle ripartenze che purtroppo ogni tanto subiva, e anche Memusci ha avuto oggi una bella gamba. Ma io credo che Memusci, io l'ho detto a fine partita, credo di aver rivisto il Memusci dei bellissimi tempi, perché oggi ha fatto un partitone. Per quanto riguarda Alessandro, quello è il ruolo suo, certo non gli si può chiedere l'invenzione alla Brugman, ma davanti alla difesa credo che di giocatori come Alessandro in Serie B ce ne siano pochi. Quindi chiaramente il Presidente dice sempre quello che pensa, quando tornerà Brugman più alto con Bruno davanti alla difesa potrebbe essere una bella opzione. No, quando tornerà Brugman, l'allenatore, che si chiama Pillon, deciderà quello che fare. Io non ho mai fatto la formazione a nessuno, figurati se lo faccio all'allenatore di oggi. Quindi. A proposito, come sta Brugman? Ma Brugman io credo che salterà queste 2 partite e lo rivedremo dopo la sosta. Quindi a Lecce Brugman addirittura? Credo di sì. Il numero degli spettatori, Presidente, 2.500 paganti, compresi gli abbonati, superata di poco quota 6.000, oggi non c'era né freddo, né vento, né pioggia, c'era il sole. Però vedi Enrico, io credo di essere stufo di parlare degli spettatori, chi è assente c'ha sempre torto di solito. Noi teniamoci stretti quelli che ci sono, non stiamo a pensare a quelli che non ci sono arriveranno se vogliono venire, ma io faccio i complimenti a quelli che ci sono sempre stati e ci sono tutte le partite, dentro e fuori, magari fuori i soliti che vanno sempre in trasferta, quindi a quelli va un ringraziamento, agli altri quando verranno li ringrazieremo ugualmente, ma non è che ci possiamo attaccare agli spettatori. Sicuramente questa squadra ha meritato e avrebbe bisogno di un pubblico ancora maggiore, però adesso ci sono questi, secondo me oggi si sono fatti sentire per tutti i 95 minuti, va benissimo così. Presidente, la classifica dice che il Pescara è un punto dalla zona A occupata dal Palermo, con lo scontro diretto che ci sarà di mercoledì sera allo Stadio Adriatico. Che significa? Significa che abbiamo, mi sembra, anche una partita in più di qualcuno. Del Palermo, sì. E quindi non significa nulla. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, cercando di fare il meglio possibile. Poi fra 4-5 partite vedremo dove ci troviamo. Intanto oggi credo che, faccio una battuta, no? Credo che la salvezza sia matematica e quindi era una cosa importante, e poi prossimamente magari sorrideremo per altro. Ma ci dica una cosa prima di chiudere, Presidente, con Pillon in questi giorni vi siete sentiti, scambiati un messaggio, ha chiesto qualcosa in base alle sue dichiarazioni? No, io l'ho sentito, l'ho visto ieri mattina perché sono venuto qui, ma con Pillon io ho un rapporto splendido. Perché non avete esercitato l'opzione per il rinnovo? Ma perché oggi non è importante esercitare l'opzione, oggi è importante dare continuità ai risultati alla squadra, quando le persone vanno d'accordo e non ci sono problemi, perché ce li dobbiamo creare i problemi? Quando sarà, se decideremo insieme, lui da una parte e noi dall'altra, di rimanere insieme, lo faremo. Quindi non c'è nessun problema, oggi tutti concentrati sul campionato e tutti concentrati sulle prossime partite. Ci vediamo questa sera alla Domenica Sportiva. Sì.